Buongiorno e buona giornata e buon fine settimana a tutti, cari amici. In questo venerdì 12 febbraio 2021, quasi alle ore 11 di questa mattinata, come vedete dall'immagine video copertina, quest'oggi parliamo della Coppa Italia, le Final Eight di Basket Serie A Lega 2021, Coppa Italia che è iniziata ieri già con le prime due sfide di ottavi di finale. Dove? Allora, l'Olimpia Milano, ovviamente diciamo subito che la Final Eight si sta giocando a Milano, campo neutro, al Forum di Assago, ovviamente casa regina dell'Olimpia Milano. L'Olimpia Milano ha aperto appunto la kermesse battendo la Reggiana a domicilio 80-52. Poi nel serale Venezia ha superato la Virtus Bologna 89-82, quindi diciamo che domani alle ore 18 Milano e Venezia se la vedranno per un posto al sole in finale. Le due sfide di oggi, Brindisi-Trieste alle ore 18, Sassari-Pesaro alle ore 20:45. Ovviamente le vincenti di queste due sfide poi si andranno ad affrontare appunto domani, e la finalissima che sarà domenica 14 alle ore 18:15. Allora, cosa possiamo dire inoltre? Che sapete, oggi essendo venerdì, classico giorno di Friday Night Smackdown, quindi domani sicuramente arriverà il video dedicato a SmackDown con la card anche di Elimination Chamber, card ovviamente in fase di allestimento perché in ordine cronologico sappiamo chi segue assiduamente la WWE che questa domenica 14 febbraio ci sarà il takeover di NXT Vengeance Day dalla 1 di notte tra il 14 e il 15 febbraio. Visibile legalmente sul WWE Network, pre-show gratuitamente su YouTube, Facebook della WWE. Elimination Chamber, dove comunque ci sono già dei match ufficializzati. Poi volevo aprire, diciamo così, una piccola parentesi che voi sapete che sono in fase di conseguimento della patente europea del computer, che in realtà prosegue abbastanza bene. Infatti, proprio tra 7 giorni, dritti dritti, farò l'esame del modulo 4 e incrociando le dita che tutto vada bene e passare quindi al quinto modulo, che vuol dire essere su un modesto cammino, essendo i moduli complessivi 7. Quindi vi rilancio la conclusione dicendovi, come ho già fatto in apertura, buon fine settimana. Quindi tornando alla Coppa Italia, esclusive di Rai Sport ed Eurosport. Eurosport credo sul primo canale, se non mi sbaglio, perché su Eurosport 2 cioè, ci sono le Australian Open. Ieri in realtà, la prima partita tra Milano e Reggiana non l'ho potuta guardare. Ho visto pienamente almeno il primo tempo di Bologna-Venezia, insomma, comunque Venezia già dalle prime battute sempre lì davanti e quindi niente, quindi domani si parlerà sul mio canale di SmackDown. Domenica vediamo se magari ci riproiettiamo di nuovo sulla Coppa Italia, quindi per dare il quadro complessivo degno fino alla finale di domenica stessa. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!